Il San Teodoro esce pesantemente sconfitto per 4-0 il Gran Sasso Italia Concia dell'Aquila, un perentorio calcio-poker maturato al termine di una grande prova dei rossoblù di casa contro una squadra che si trova a lottare tenacemente per salvare la stagione. Coerentemente con l'incursione in sala stampa di ieri, gli ultras rossoblù ci tengono a ricordare ancora una volta ciò che conta davvero per loro. Uno striscione, questa volta non rimosso dalla società, recita a chiare lettere: pagate l'IVA, cedete gratis alla società, al resto penseremo noi. Mister Battistini è in tribuna per squalifica. In campo dal primo minuto non ci sono Pepe, Dick e Vicius per permettere il piano recupero. Solo Dick e Vicius troverà posto nell'ultimo quarto d'ora. Panchina anche per Gagliardini, è entrato solo nel secondo tempo, che in settimana non era sembrato al top per alcuni problemi fisici. La prima azione della squadra di casa, calcio d'angolo per l'Aquila, Esposito ci prova di testa, palla alta. 2 minuti dopo, il San Teodoro risponde con convinzione, cross di Ibba. Gentile riceve la palla in area, ma dalla sinistra il suo tentativo, da ottima posizione, termina di poco fuori. Al 12esimo, tiro cross di Valenti che attraversa l'area e viene quasi sfiorato da Peluso, ancora una volta la sfera va fuori. Una splendida finta di Peluso mette in movimento al 19esimo Minincleri, ma il capitano sbaglia l'apertura. 1 minuto dopo, Valenti ci prova dai 20 metri, ma il risultato non cambia. Al 29esimo, ancora una buona occasione per il San Teodoro, colpo di testa centrale di Ibba, ma Farroni non si lascia beffare. La rete del vantaggio dei padroni di casa arriva allo scadere del primo tempo. Angolo dalla sinistra Minincleri. La respinta è di Corsi, viene rimessa ancora in mezzo per Esposito che non si fa pregare e gira verso la porta e può festeggiare la rete con tutta la squadra. La ripresa si apre con uno scambio tra Peluso e Minincleri, il capitano tenta con un tiro a giro di raddoppiare, ma la sfera viene deviata in angolo. L'Aquila è più convinta e al quinto arriva il raddoppio. A realizzare la seconda rete del match è Valenti, perfetto e spettacolare esterno sinistro dell'attaccante rossoblù liberato da Noman che festeggia sotto curva. Ma trascorrono solo 2 minuti e arriva il terzo gol per l'Aquila. A siglare questa volta è Minincleri con Valenti in veste di rifinitore, sempre sul lato sinistro. Il San Teodoro cerca di alleggerire, ma la punizione di Malesa al decimo del secondo tempo è poca cosa. L'Aquila non si accontenta e il 4-0 arriva al 23esimo. Finalmente a metterci la firma è Daniele Noman dopo vari tentativi nel corso del match, sciupati in malo modo. Hanno fatto quello che in settimana avevamo preparato e quindi tutto quello di buono l'abbiamo tirato fuori che avevamo e sono stati bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto. Il mio obiettivo ora è arrivare ai playoff con questa squadra perché sembra una cosa facile, ma dopo tutto quello che è successo sarebbe un grande traguardo. Abbiamo fatto delle ottime partite. Tutte queste situazioni che stanno succedendo un po' possono creare problemi poi quando entriamo in campo, però noi abbiamo formato un bel gruppo, ci alleniamo sempre al massimo durante gli allenamenti e cerchiamo di andare in campo per raggiungere i 3 punti. Io ho visto una partita, un buon primo tempo dove abbiamo retto bene il campo, abbiamo avuto anche qualche occasione per poterla sbloccare. Poi abbiamo preso questo gol su un calcio d'angolo al finire del primo tempo, quindi un pochettino ci ha un pochettino spezzato un po' le gambe perché secondo me fino a quel momento lì non avevamo demeritato. Guardando il secondo tempo devo dire che la squadra è entrata in campo con i ritmi un pochettino più bassi e l'Aquila ha giocato un'ottima partita.